Ciao Bettes.it, dimenticate il Lupin con la testa bella grossa e col capello attaccato che sembrava dipinto come Silvio di Monkey Punch, Lupin III. Dimenticate il Lupin, ammiccante di Romain Duris nel Lupin in costume del 2004 di Jean-Paul Salomé, una big production franzosa, come direbbe il Bucci del Marchese del Grillo. E dimenticate quindi questi Lupin che famosissimi, il manga di Monkey Punch e poi tutti i cartoni, anche quello di Hayao Miyazaki, il Lupin con cui sono cresciuti Nicola Guaglianone, pure Gabriele Mainetti, va bene, che ci darono in basette, un bellissimo loro corto. Dimenticate questo Lupin qua, che è molto riconoscibile, e dimenticate anche il Lupin meno famoso, perché fu abbastanza un flop, questo film in costume big budget di Jean-Paul Salomé con Romain Duris, va bene, il mio amatissimo Romain Duris, uno degli attori, una delle star più sfigate della storia del cinema. Un giorno farò uno speciale su Romain Duris, che mi ossessiona, anche perché siamo coetanei e siamo cresciuti insieme in sfighe reciproche, ma quanto mi piacerebbe passare un mese con Romain Duris a ubriacarci ogni sera di ma come è andata male la vita, perché è un attore che meraviglioso, non ha mai vinto il César, è stato nominato 1400 volte, ha partecipato a dei film importantissimi, dall'Appartamento Spagnolo a Doberman. Forse il problema è che in Doberman si puliva il culo con i cahiers de cinema e non gliel'hanno i capi del César. No, vabbè, questo è un complottismo demenziale, però insomma, il mio amatissimo Romain Duris, va bene, tutti i battiti del mio cuore, capolavoro da gran film di James Toback con Harvey Keitel, vabbè, insomma, Romain Duris è stato pure lui Lupin, non se lo ricorda nessuno, adesso è arrivato, quindi dimenticate, vabbè, l'avete già fatto, il Lupin del Romain Duris del 2004, poverino. E invece quello di Monkey Punch è veramente enorme nell'immaginario collettivo, come sapete benissimo, anche di noi occidentali, anche di un occidentale orrido e orribile che non ama tanto il prodotto audiovisivo e i manga orientali. Ma adesso è arrivato un nuovo Lupin, è black, è grosso, è inquartato, è più grasso del solito, è più grasso e grosso del solito. E voi direte, è che è Omar Sy? Sì, è Omar Sy, che ha vinto il César, a differenza di Romain Duris, praticamente alla prima botta con Quasi Amici. Gli vogliamo bene, lo sappiamo. Ultimamente al cinema Omar Sy è andato anche molto a Hollywood, va bene, è entrato anche in dei franchise, X-Men, Jurassic, e Omar Sy al cinema un po' no negli ultimi anni, ha fatto anche film da protagonista dopo il grandissimo successo ormai di Amici Miei, 9 anni fa, di Quasi Amici. Adesso questa è una serie Netflix che mi è piaciuta da morì, in cui Lupin non è Lupin, non meglio, è un appassionato di Lupin, è un momento bellissimo, anche molto malinconico, dirò perché, di libri in queste serie che sto vedendo su Netflix, perché questa è Netflix. Fran Lebowitz no, questa non è lei, che fa ridere come un matto Martin Scorsese nella serie dove Scorsese ride, produce per ridere, produce ridendo, e sta con Fran Lebowitz e si parla dell'importanza della lettura. Questa è una serie bellissima in cui Hassan, perché Omar Sy si chiama così, è un ragazzino sfigatissimo della Francia del 1995, chiaramente figlio dell'immigrazione senegalese, suo papà è senegalese, una gran brava persona che lavora per un tycoon francese, ed è un grande appassionato di libri perché il papà gli dice importante leggere, devi leggere L'immortacci tua, devi leggere Il segreto nelle biblioteche, leggi, e questo papà gentiluomo, lo sai che cos'è tuo papà? Un gentiluomo, dice appunto la signora altolocata presso cui lavora il papà di Hassan. Il papà gli fece leggere Maurice Leblanc, l'autore di Lupin 1905, e queste storie divertentissime, Il ladro gentiluomo. E allora, che cos'è questo Lupin? Gli showrunner sono George Kay, François Ozon, questa serie racconta, è affascinante l'approccio, racconta ragazzini, amicizie di ragazzini che crescono nel tempo, si innamorano pure, ci sono dei baci di bimbi bellissimi in questa serie, bellissimi,
Uno è stupendo, secondo me. Voi direte, ma che cavolo c'entra con Lupin? Appunto, è questa la cosa bella. È una serie che racconta i figli dell'immigrazione anche all'interno delle forze di polizia che si mettono a contrastare Hassan. Perché Hassan è furbo, Hassan è fighissimo. Hassan all'inizio sta al Louvre e se frega una collana. Hassan disdegna le nozze di Cana di Veronese, 1563, gigantesco, uno dei dipinti più grandi che malinconia che mi è preso vedendo questa serie, perché mi piace tanto con mio marito andare nei musei, lo trovo molto erotico anche, e stare tutto un giorno nei musei. Infatti non vedo l'ora di tornare, va bene, ok, come Brian De Palma che racconta l'erotismo dei musei all'inizio di Vestito per uccidere. E ripreso anche da Fersen Ozpeck all'inizio delle Fate Ignoranti. E che bello che è il Louvre, sapete che al Louvre ci si può stare un anno e non lo vedi tutto. Che ne pensa di questa piramide? Diceva Jean Reno, chiedeva Jean Reno a Tom Hanks all'inizio di Codice da Vinci. Tom Hanks nel ruolo di Langdon diceva, da americano gentile, diceva: non è male. E Jean Reno rispondeva: è una cicatrice sul volto di Parigi, la mia città. Va bene, Codice da Vinci 2006. E questa serie di Lupin si apre con una ripresa cronica e si vede sta piramide. Io sono d'accordo con Jean Reno del Codice da Vinci. Langdon voleva fare il simpatico perché era una persona molto gentile, non voleva offendere, va bene, da americano che già si sa che i francesi sono suscettibili. Si parte con sta piramide orrida davanti al Louvre, poi entriamo dentro il Louvre e c'è il personaggio di Omar Sy, che si chiama Hassan, che fa l'addetto delle pulizie. E voi direte: ah, e beh, è questo. Infatti in Quasi Amici andava ad aiutare il tetraplegico. Sì. Però attenzione, non sottovalutate Hassan. Lui disdegna, è bellissimo l'inizio, disdegna le nozze di Cana gigantesche che stanno dietro di lui nell'inquadratura del Veronese per guardare un quadro più piccolo che è la Mona Lisa. Allora, il sorriso di Omar Sy ci ricorda molto il sorriso di Eddie Murphy, su cui a un certo punto lui fece tutto Beverly Hills Cop, come sapete, e anche ovviamente Una poltrona per due. Omar Sy ha un sorriso stupendo. Ed è molto bella, già mi sono innamorato della serie quando Omar Sy ha un quadro gigantesco, è stupendo Le nozze di Cana di Veronese, però osserva e sorride alla Mona Lisa. Già ti dà un'idea di intimità. È una serie particolare questa, in cui si parla di ragazzini, flashback, chi ero io, chi eri te, incontravo la ricca, la baciavo, poi però incontravo quello che sarebbe diventato il mio migliore amico, dove? Nell'orfanotrofio. Ma mio padre è morto, ma era una brava persona, lo hanno diffamato, io sono arrabbiato, io devo capire chi ha diffamato papà, ma nel frattempo mi innamoro di Maurice Leblanc e quindi anche di Arsène Lupin, lo leggo e voglio cominciare ad imitarlo. E quindi chi è questo signore che usa tutti questi pseudonimi? Louis Perrenat, va bene, Paul Cernin, fate un po' anagramma, ok? A un certo punto direte: ok, va bene, lui sta al Louvre, quindi è un ladro, sì. Ci sono collane da rubare, ma soprattutto ci sono tycoon da smascherare. La serie sarà divisa, è divisa in due tronchi. Questa prima stagione da 10 episodi. Ci siamo sparati i primi 5, che trovo, devo dire, veramente molto, molto, molto buoni. Mi sono molto, molto interessata a questa serie perché mi piace molto. Ho ripensato anche a The Last Dance, a come Michael Jordan pronuncia. Michael Jordan c'è anche in Fran Lebowitz, Scorsese, Spike Lee, divertentissimo. Adidas, mi ha ossessionato perché io sono cresciuto dicendo Adidas, e invece mi piace tanto Michael Jordan che dice Adidas. E in The Last Dance, ecco, veste Adidas, il nostro Hassan, che forse è un nuovo Lupin, che è bravo con gli origami come Olmos, Edward James Olmos in Blade Runner, è bravo con gli origami, te fa gli origami, te toglie le manette, te mette le manette. Te dà un bacetto, che bello che è il bacio da bimbi. E la cosa che mi è piaciuta di più, non so se si è capito, il bacio di bimbi, perché? Perché questa serie racconta il passato e l'infanzia di Hassan, le amicizie che fece, quello che accadde a suo padre, la sua ossessione, e quindi vedrete che è tutto collegato, tutte le malefatte di questo ladro gentiluomo, nuovo ladro gentiluomo, black, nero,
Omar Sy sono legate a questo suo passato. Poi ci sono degli attori fantastici, perché l'idea degli showrunner, c'è anche Louis Leterrier, un figlio di Luc Besson, come sapete benissimo, alla regia, sono tre i registi, c'è anche una signora, Marcela Said, Ludovic Bernard e Louis Leterrier, e Omar Sy, mattatore, ma ci sono dei bellissimi attori attorno ad Omar Sy. Per esempio c'è Hervé Pierre, che era anche nell'Ufficiale e la Spia di Roman Polanski. C'è anche un cane che si chiama Jacques Hughes, come era il grande articolo di Emile Zola ricordato nell'Ufficiale e la Spia di Roman Polanski. E devo dire che Hervé Pierre, che io con la mia solita volgarità e la mia solita ignoranza definisco il Kevin Spacey francese, perché è identico a Kevin Spacey, però è molto, come queste sono le solite cose dei critici, molto sgradevoli secondo me, perché ovviamente tu cancelli l'arte di Hervé Pierre, che è uno della Comédie Française, che è vero, poi è il mio provincialismo, come al solito, anglofilo, perché lo attacco a una grande star nordamericana che se la passa male in questi ultimi anni, però insomma Hervé Pierre, occhio, perché se vi è piaciuto Hervé Pierre, che è uno dei tanti stronzi che appare nell'Ufficiale e la Spia, dei tanti che incontra Dujardin, grandissimo film di Roman Polanski, ecco, Hervé Pierre è fantastico, è durissimo, fa Hubert Pellegrini, fa un tycoon che in confronto il William Randolph Hearst, The Monk, The Fincher, è simpatico, e occhio che Nicole Garcia, sua moglie, quella che ammirava il papà di Hassan, perché il papà di Hassan lavorava per l'orrido Pellegrini, Nicole Garcia è una regista, e l'abbiamo vista anche in concorso a Venezia con Aman Brutto, all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Ma c'era un regista anche, Xavier Bouvoir, c'era un regista attore anche nel Lupin sfigatissimo del 2004 di Jean-Paul Salomé, Xavier Bouvoir, se volete vedere il suo film più bello da regista, a mio parere, Uomini di Dio 2010. Ok, allora, in questi 5 episodi ricchissimi, andiamo avanti e indietro, vediamo Hassan piccolo, poi vediamo Hassan che cresce, poi vediamo Hassan che si sposa, chi si è sposato Hassan? Hassan con chi sta? C'è una donna che può stare con Hassan, Ludovine Sagnier, sempre bella come il sole, era un sex symbol da ragazzina nei film di François Ozon, che le faceva fare le peggio cose e noi sbavavamo, e adesso è diventata un'attrice secondo me di grande dolcezza, è invecchiata benissimo. È invecchiata benissimo, e non è facile per una attrice che da giovane fu molto desiderata e fu molto buttata col suo corpo prorompente dentro il grande cinema erotico di François Ozon, erotico borghese di François Ozon, e adesso la trovo splendida anche nella serie di Sorrentino, Young Pope, e lei fa questa moglie di Hassan, che sono una bella coppia, perché lei è bionda, tutta chiara, e Omar Sy è tutto nero, bello. Poi Omar Sy, non so se l'ho detto, si è inquartato in questa serie, c'ha tipo 5 kg più del solito, e sono forti da vedere insieme, ma c'è qualcosa che è andato storto. Sono divorziati nel presente, cerchiamo di capire con questi flashback a incastro che cosa è successo nel passato. Hanno un figlio che gioca molto alla PlayStation, ma momento Fran Lebowitz dell'importanza dei libri di questa settimana, di belle serie televisive, il papà, anche se è divorziato con la mamma, anche se sto figlio è un po' rancoroso, però guardate quanto è naturale la scrittura di questa serie, di come questo padre cerca anche di parlare col figlio, di dirgli ma leggi Maurice Leblanc, leggi, per me è stato importante, leggi Arsenio Lupin, magari ti piace. E la cosa bella è che il figlio, una volta che prende in mano il libro, molla la PlayStation per un po' e si immerge nella lettura, è rapito dalla lettura, che è una cosa stupenda che dice Fran Lebowitz nell'altra serie, di cui faremo video rece subito dopo questa, con Scorsese che ride sempre. Ok, 5 puntate, non vedo l'ora di vedere le prossime. C'è anche un bellissimo momento e mi è piaciuto da morì il commissario antagonista, ma in un modo complesso, perché anche lui aveva una moglie che amava, anche lui aveva un momento di romanticismo, anche lui negli anni, ha una canzone con cui d'amore del 1993 di Johnny Nash, I Can See Clearly Now The Rain Is Gone, e insomma il commissario Dumont, che è giovane anche lui nei flashback, bellissimo attore,
Vincent Garanger, il commissario Dumont vecchio, ma mi è piaciuto da morire pure il commissario Dumont giovane, che adesso diciamo chi è, me lo so perso. E quindi è una serie anche di bellissime facce, di bellissimi attori. Dumont è tosto come commissario. Mi piacciono questi antagonisti sexy, nel senso di intelligenti, di vissuti, di realistici. Trovo il casting di questa serie veramente affascinante. Eccolo qua, Johan Dionne. Il giovane Gabriel Dumont. Occhio a questo commissario che è corrotto, però è anche non ha perso la correttezza, nonostante sia corrotto dentro di sé. Insomma, io amo Claire. È una serie che racconta anche di tradimenti accennati, di grande amicizia. È bello il rapporto tra Benjamin e Hassan, nato in orfanotrofio da ragazzini, ma c'è il bacio da bimbi di lui che incontra Claire. Che è una cosa proprio pazzesca, va bene? Quindi si parla pure del bullismo. Momento della giornalista scorbutica, bellissimo. Penso sia un Jack Russell, ancora un cagnolino Jack Russell, che come sapete è stato importantissimo per tanto cinema anche francofono, da The Artist al Tintin, no? È stato un cane importantissimo. A un certo punto, qualche anno fa, lo vedevamo ovunque. È un cane effettivamente. È un cane molto forte da vedere al cinema. E sembra un Jack Russell, sto Jacques, sto cagnolino che, come i cavalli di Frankenstein Junior, qualcuno gli ha insegnato ad abbaiare quando sente il nome di una persona. Quei cavalli, va bene, nitrivano, avevano paura quando sentivano il nome di una persona. Questo cane si arrabbia quando sente il nome di una persona. Indovinate un po' chi? Pellegrini! Ok? Quindi è molto bello anche l'incontro di Hassan con questa giornalista scorbutica, e quindi anche un momento di Uomini che odiano le donne, quindi i momenti che abbiamo visto al cinema belli di giornalismo di investigazione. Contro i tycoon. È una serie che parla molto di establishment e di attacco all'establishment. Attraverso la vita di questi parla di immigrazione, di Francia, di immigrati, di figli di immigrazione. Hassan, ma anche Ghedira, l'unico nella polizia che insegue Hassan, che E lui è uno del figlio del colonialismo francese dell'Africa, del Nord Africa, chiaramente. E quindi è molto affascinante vedere anche questi corpi che vengono. Omar Sy, che viene più dall'Africa senegalese, e Ghedira, il personaggio Ghedira, che viene da quest'Africa. Soufiane Guerrab, bellissimo attore. Guardate, sono tutti belli questi attori, sono tutti belli, sono tutti interessanti, sono tutti intelligenti questi personaggi. È una serie che veramente mi è piaciuta moltissimo, perché non me l'aspettavo. Perché appunto, rispetto a Monkey Punch, che fa un gioco bellissimo, divertentissimo, su prendere Lupin e decontestualizzarlo, rispetto allo sfigatissimo Lupin di Romain Duris, big budget movie, sfortunato, questa invece prende Lupin, lo fa. Lo inserisce molto perché parla molto di Lupin. Si va a una convention su Lupin, tutti si mettono il cappello a cilindro per il finale, anche di tensione, smantella il cappello a cilindro. C'è un'ossessione, veramente Hassan è ossessionato da Lupin. No, l'11 dicembre è l'anniversario di Maurice Leblanc. Quindi è una serie anche che, se la vedete, che siete ragazzini, vi potrebbe venire voglia di leggere, di aprire sti libri. E questo è affascinante, questo è bello in una chiave, veramente anche Fran Lebowitz, di amore e di recupero della letteratura. E poi ci sono poliziotti intelligenti, poliziotte intelligenti, noi che stiamo insieme, che amiamo, che tradiamo, che baciamo, il passato, i nostri traumi, tutto in una chiave molto realistica, senza dimenticare anche quel pizzico di magia legato appunto alle capacità. Sicuramente manipolatorie e di intelligenza di Hassan, che quando arrivano sono ancora più sorprendenti, perché è tutto molto intriso di realtà e di realismo. Quindi è una serie, secondo me, che in testa vi porterà in tanti posti diversi, e per questo è avvincente. Non vedo l'ora di vedere i prossimi 5 episodi che comporranno questa prima stagione da 10, divisa in 2. 8 gennaio Netflix è uscita, sono usciti i primi 5, va bene, di Lupin, di questo Lupin qua.
Se trovi un indizio in Harry Potter, facci sapere. Quando che dirà, il grandissimo che dirà, il poliziotto che dice: guardate che qua noi stiamo cercando uno che è ossessionato da Maurice Leblanc. Guardate che, sì, certo, poi arriva D'Artagnan e i tre porcellini, cioè tutti lo prendono in giro perché non credono che oggi ci possa essere uno che fa tutti questi giochi linguistici e semina questi indizi legati alla letteratura di Maurice Leblanc. Quindi è molto bello il rapporto che c'è tra che dirà e Hassan in absentia, non vedendosi, però è un rapporto di intellettuale di questi che ci piacciono a noi di indagine, perché Ghedirà comincia a pensare: ma questo chi è? Ma questo chi è? Ma da dove arriva? Ma chi è? Chi è? Chi è? E poi occhio veramente a quanto è bravo Hervé Pierre e come è scritto bene anche il personaggio di Hubert Pellegrini, che fa veramente, veramente, veramente paura, come facevano paura gli antagonisti di Dujardin nell'Ufficiale della Spia. Quello è un pezzo che viene proprio dall'Ufficiale della Spia di Roman Polanski, quindi da cinematografare ho rincoglionito. È interessante quando vedo, certo c'è il Codice da Vinci, certo c'è anche appunto la nostra Mona Lisa, no, Marsì che sorride alla Gioconda, però c'è anche l'Ufficiale della Spia di Polanski, c'è anche l'Ufficiale della Spia, perché poi c'è anche Jacques Hughes, il cane che si chiama Jacques Hughes, e la giornalista fighissima, scorbutica, che sarà protagonista degli episodi molto belli di questi. Oh, solo 5 episodi, a volte sono anche brevi, gli episodi durano anche 30 minuti, quindi la media è 45, 47, 48, devo dire, non male affatto! Ciao Bethesda, viva Arsène Lupin, viva Hassan, viva Omar Sy, è sì in questa serie, ciao!